Ce ne sono. Ma raccomandi, che c'è pieno. Che animali saranno? Ma prego Dio che sia un camoscio. Allora, la polla sono diventato completamente rimbambito io a scendere, o si è disgregata sto sentiero negli ultimi anni. Polemica sui sentieri. La squadra che tira indietro, eccola lì. Com'è? Spada? È molto buono. A me penso che abbia un ristorante che... stellato. No, vecchio. Ricordiamolo. Non adesso, non adesso. E via sul sentiero 7, a destra. Magnifico corno d'aquilio che eviteremo caldamente. Ah. Per ora la temperatura è ancora umana. Non so, sta chiamando qualche bestia. Il pastore. Col pelo lungo. Che bella bestia. E che una bella bestia. La donna è una bella bestia. È piccola, però è caratteristica. Ci tengo a dire che io avevo portato la GoPro. E poi si dice che io non faccio mai un cazzo. Ma che avevo chiesto la SD a Paolo e Paolo non l'ha portata. Vabbè. Quindi lo dico, eh. Curati. Luca spada is on fire. Luca quattrone pure. Tommy ha recuperato. E ora passo pittante. Piavale chiuso. Ah. Chiuso. Allora. Mi sono ripreso Fioi. Adesso ho la sensazione che vada un po' su un po' giù il morale, eh? Alle 6 ero collassato, adesso sto molto bene, ma siccome tra mezz'ora sono di nuovo in affanno. Siamo a 9 ore e 39 di corsa, 38 km, 3700 di dislivello. Tutto bene, mancano 23 km circa e altri 1500. Fantastico! Dai, dai! Ale! Ale duro raga, ale duro, abbiamo fatto una maratona, manca una mezza, dai! Direzione Malga Lessinia, il sole non è ancora forte, è anche un po' velato e c'è una leggera brezza. Questo ci sta salvando da una cotta clamorosa. Paolo ha un bel down, quindi sto un po' io alla GoPro. Siamo al chilometro 42.5. dislivello 4000, una cosa del genere, appena passata Malga Lessinia, ancora abbastanza bene, non benissimo ovviamente, vediamo adesso di corricchiare. Appena passata Podestaria, i ragazzi che sembravano non volerne sapere più di correre, in realtà hanno corso un botto, quindi sono un pelino indietro, però dai, tutto sommato mancano 16 km, abbiamo saltato Castelberto e quindi da Malga Lessinia diretti appunto a Podestaria. Adesso, se non sbaglio, San Giorgio, Passo Malera, Pertica e su Fracaroli. Dai, 16 to go. Comunque bella la Lessinia, eh? C'è niente da dire. Pazzesca. Pazzesca. E ripeto, noi eravamo là, cioè anzi dietro al Baldo. Pazzesco. Giuro. Manca poco. Iniziano a farmi molto male le gambe, però sto bevendo un sacco, sto anche bevendo molti sali e adesso tra poco mi sparo un altro gellino. Adesso questa semidiscesa la corro. Ecco, forse riprendo Paolo che sembra essere di nuovo detonato. Vediamo se lo ripigliamo. Preso i ragazzi e Paolo ha deciso di tagliare giù per un campo pieno di ortiche, tra l'altro. Ho il ginocchio destro. Oh là, finito. Ho il ginocchio destro però che va a fuoco. Madonna che male. Ah! Vabbè. E niente, comunque alla fine abbiamo modificato un po' il giro per cercare di fare meno dislivello perché siamo un pelino cotti. Però dai, direi che adesso abbiamo fatto, un attimo che guardo, 48 km con 4000 dislivello. Adesso siamo a 4000, prima avevo detto 4, invece era una cazzata. Mi sa che l'avevo detto nelle stories, però. Vabbè. Eh sì, 1000 ci sono tutti.
quindi ci siamo, dai. Andiamo, andiamo. C'è veramente pieno di marmotte che fischiano. E nella loro lingua dicono Alan, Alan, Alan. Alan, Alan, Alan. Mamma che grossa. Ma dai, ma è una marmotta. Cazzo. È grande come una nutria. Sembra una lince, cazzo. È gigante. Allora, ultime due ore, siamo a 52-53 km. Mi sono tolto gli occhiali per far vedere gli occhi di entrambi, che sono una roba... Beh, non sono tu occhi, li hai tenuti. Non sono però più te occhi. Ti sei ripreso, perché aveva gli occhi neri praticamente, ci tutto nero. Una roba... Invece adesso questo. A Radler. Per questa. Comunque, non abbiamo neanche fatto stories nella zona Lessinia perché eravamo... Fa schifo. Non è vero. Fa schifo quanto noi. Non è vero. La Lessinia si può solo pedalare, correrci la morte. A parte le polemiche, se mi lasciate finire cazzo, eravamo completamente... detonati e rimettiamo quindi... le antenne sul vabbè. Cazzo lì della Lessinia però... abbiamo ancora due ore di cammino quattro sì, però più un'ora di enjoy the moment più un'ora per tornare e ne abbiamo fatte finora e guarda quel cadavere che viene fuori ne abbiamo fatte 11 ore no beh ma in realtà ah no, ah tu hai stoppato, ne abbiamo fatte di più di 11, però siamo a 12. Beh, d'altronde sono le... un attimo perché devo... Sono mezzogiorno. Sono le 12 e noi siamo partiti alle 10, quindi sono esattamente 12 ore. Beh, dai, adesso gli ultimi 10, dai. Eccolo lì. Passo Malera. E poi su. Per le creste, in teoria, se non cambiamo prima. Arrivati a questo punto della giornata, qualsiasi salita è veramente una cazzo di scalata. Passo Malera, da qua, vertica, quindi giù. Oppa. Scavallato dall'altra parte, quindi ufficialmente gruppo del Carega. Follia raga, mi sento bene, le gambe stanno andando per un po' di discesina conosciuta e quindi il morale o magari lo stomaco si è sistemato un minimo e quindi ho assorbito l'ultima barretta. Adesso mi sparo un gellino appena arrivo al passo Pertica. Tanto qua e questa è la situa. Quindi comunque un bel sentiero. Mi piace così, mi piacciono veramente tanto. Nel bosco, non troppo sconnessi. Figo, 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 figo. Questo è uno spot che mi piace tantissimo. Poco prima di arrivare al passo Pertica. E adesso arriviamo insieme al passo. Ultimo sforzo. Prima di mangiucchiare. Ecco. Traffico. Ti va fermato? No, beh, ma tranquilla, tranquilla. Tranquilli, lì passo. Okay. Lì sotto passo. Ecco. Non ho fretta. Grazie. Anche perché faccio... Olla. Ci siamo. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Eccolo qui, il Pertica. Ce l'abbiamo, raga. Ce l'abbiamo, ho fame, ho finito il cibo. E ragazzi, sono andati tra l'altro. Quindi andiamo su al Fracca, diretti. Sempre bellissimo qua, Adesso mi sa vado su dritto un po'. Ho ribeccato i ragazzi, sono riuscito a riprenderli, in realtà mi hanno aspettato, cioè si sono fermati perché hanno detonato di nuovo come me. D'altronde Paolo non professa verbo. No, basta. Però ci siamo quasi raga, mancano 4
fottuti chilometri. Abbiamo sbagliato tutto. Sono arrivati di qua e adesso si sale di là. E il flacca è là. Voglio morire, però bisogna per forza arrivarci, quindi andiamo. Dai che è fatta, dai che è fatta, dai, non ci credo. Ero convinto di dover correre ancora. Anche me, giuro, sono emozionatissimo, raga. Paolo, no, tranquillo, tranquillo. È lì, raga, siamo al rifugio Fracaroli. Assenza, telegrafo. 16 ore. Sì. 16 ore. 16 ore di cosa? Sì. Sì. Raga, noi la chiudiamo qua. Perché adesso ci beviamo una Radler. Un abbraccio a tutti da Sterrato. È tutto. E alla prossima. È fatta. Raga. È fatta. È fatta. E c'è anche Carletto. È un caso comunque. Cosa può esserci di meglio? Alla macchina ci torniamo di sicuro. Dov'è Tommy Sega? Chiedo per un amico, ovviamente. Non si sa. No, magari, no.